bello. Grazie. E c'ho troppa roba in mano. Ecco. Colpo. Quello ci va sempre, colpo da Yamaha. Adesso ti metti in quelle gare a prendere il diagnosi, collega dispositivo alla moto. E dov'è? No? Tu hai idea di dov'è? Prendi il diagnosi. Guarda la pace sta. Adesso il LED è diventato verde e vuol dire che si è connesso la centralina. Ok. Quindi, allora, accendi il quadro della moto. Scusa. Tic. Assicurati di aver acceso il Bluetooth, sì. A meno che non sia collegato al casco. Che adesso il LED è diventato blu. Ok. Vuol dire che si è connesso al telefono. Yes. Configura? No, devi rischiare che è la connessione. Quindi, qua hai tutte le mappe da poter acquistare. Venite, qui siamo in 12-13. Ci datiamo. Pirelli Day. A Pirelli Day. Quindi adesso un attimo. Quando arrivi su dall'arrabbiata che non vedi dove cazzo vai. Ah sì, ma questo. Allora. Il fatto che sei andato al piano, perché la pista è larga. Poi chiude in alto. Pista. Allora, certi leggi. Senti qua. Vuoi leggere delle cose caratteristiche aggiuntive? Pista. Adesso la moto è stata acquistata. Ok, ce l'hai. Ed è all'interno del profilo. Ok. Quindi devi scaricarla. Clicchi qua, installa su e lui la scarica e la passa. Quindi qua ti devi leggere la procedura, dispositivo cavodati collegato, connessione interattiva, Bluetooth attivo, quadro acceso, giusto, tasto di run stop in posizione di run, procedi. E adesso qua ti trasferisci i dati sul dispositivo. Quindi trasferisci la mappa che è acquistato. Stai aiutando la app adesso? Teoria. Sì, ma dove uscirei
tasto procedi. Quindi adesso quando te vedi che c'è il flag qua, vuol dire che la mappatura è stata caricata. Installata correttamente. Quindi adesso è mappata. Quindi ti faccio vedere se vai su moto, download mappa originale. Quindi te scaricando, vedi, ti ha tirato su il VIN, che è il codice. Cioè download mappa originale, ti scarica la mappa originale della moto. Ok, quindi te la restalla. E quindi quando vuoi ritorna con la procedura. Ok. Faccio vedere questa applicazione qua che ho, è quella che ti ho inviato con la pick up, ha anche gli errori OBD. Cancellazione di ricetta. Questa qua è l'applicazione della Madonna. Cancellazione OBD, quindi se hai i problemi degli errori salvati con l'applicazione. Se la lucina si accende e lui spegne. Qualche errore ho? No, no, zero. Ah. È già l'errore, senti, devi preoccuparti. Qua c'è la dashboard. Ah, gear. Bello. 64 gradi, la batteria. Ma l'angolo di piega dove lo prende? Dal telefono? Dal telefono. Mentre devi installare il telefono sul manubrio. Ok, metti, vabbè, io ce l'ho qua. Qua c'è la botta di batteria. Sì. Ah, bello. L'apertura, questo qua dovrebbe essere l'apertura del gas. GPS? Sì. Oddio. Sì, che ti fa mezza telemetria già. Ah, vabbè, l'ho sentito questo. Fa aprire al 100%, scusa. Ah, ok. Funziona. No, infatti anch'io stavo, ho guardato anch'io. No, detto, anche stavo partendo. No. Ti dice anche i giri della ruota davanti di dietro. No, qua c'è il contatore, la telemetria, no? E qua c'è il cambio di marcia. Sul, qua c'è la moto. Palla. Adesso accendi la moto. Adesso accendi la moto. Già non sto più partire, già lo dico. Bella, senti che marcia di benzina. Guarda come scuote la testa. Impressioni a caldo. Impressioni a caldo, finalmente apre. Ah, che bella adesso cosa. Metti il casco, prova. Com'è? Eva, che Cristo, Eva. Hai il piacere di provare una signora moto. Allora, sei contento? Noi adesso sicuramente non ci vuole molto. Prima mi si strozzava gli altri, adesso. No, guarda, gliel'ho detto a lui quando sei partito, è molto già più lineare. È più lineare, molto più lineare. E poi apre su. Apre, ma comunque avendo eliminato la limitazione alla farfalla, è lui che parzializza il tutto.